Ed eccoci! Buon salve cari amici e benvenuti a un nuovo appuntamento con le live pomeridiane di Alessandro di Evriai.it. Sì, metto anche il mio nome perché normalmente vuol dire che ci saranno dei problemi, dei disagi, degli incredibili disturbi nella forza che mi porteranno a imprecare copiosamente. Ma comunque, come state? Ciao Luca, ciao Umberto, ciao Giacomo, Piani Stream, ciao Nio, ciao Michele, ciao Oxedet, ciao, non posso scorrere con la chat perché sto giocando su PC. Comunque, ciao a tutti, ciao Matu che si è appena abbonato per 2 mesi, ti ringrazio. Bene, ciao Saggi. È un altro Saggi, questo è Saggi Pink, perché ci sta anche un Saggi Twitch. Ciao ancora, vi ringrazio per i complimenti che mi avete fatto sulla recensione in corso. Ho cercato di farvi capire esattamente perché. Yoso! Chi ha fatto la proposta? È venuto fuori l'argomento e ci siamo detti che era arrivato il momento giusto. Bene! Fantastico! Quando è il gran giorno? I suoi genitori arriveranno da Antium la settimana prossima. In questi giorni? Ah, scusa, ma pensavo ce l'avessi anche. Vabbè, ciao. Allora, sono sempre lo stesso. Ah, allora ciao Saggi. L'hard su cui stai giocando. Allora, sto giocando su un i7-7740X con una GTX 1070. G1 Gaming e vabbè, 16 GB di RAM DDR4, ovviamente su SSD, insomma queste cose qui. Allora ragazzuoli, visto che io non sono ancora di livello massimo ma ho concluso la campagna, quindi mi sto avviando verso l'endgame, io direi di tentare di fare una roba, ovvero di fare qualche roccaforte sbloccata per accumulare un po' di roba a livello piacevolezze, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quindi, allora, una è praticamente la missione finale rivisitata, e non è questa, è questa. Zack, il cuore della furia. Quindi andrei a fare quest'altra, qua, il tempio dei metamorfici. Potrei provare difficoltà difficile. Dai, forza. Mai fatta difficoltà difficile. Visto che ho concluso la campagna, puoi dirci se le missioni della storia sono rigiocabili? Le missioni sono rigiocabili? Aspetta che tra l'altro questa è una cosa che non so neanch'io. Perché teoricamente molte missioni sono rigiocabili a difficoltà aumentata. Non so perché sono uscito da questa schermata. Probabilmente non è qui. Non è qui. Forse è la scheda. Dopo vado a controllare. Non c'è una voce qui nella mappa. O almeno mi pare non ci sia. Non c'è. Ma dovrebbe esserci. A Tarsis dovrebbe esserci una schermata per rigiocare fondamentalmente le missioni della storia a difficoltà alterata. O comunque spedizioni che ti ripropongono le stesse dinamiche a difficoltà alterata. Come siamo messi a FPS con la tua impostazione? Sto molto spesso sui 60, delle volte scendo sotto, delle volte vado sopra. Però è tutto a ultra, tutto a cannone. Quindi tutto sommato non mi sento neanche di lamentarmi, non mi sento di lamentarmi e basta, perché ci sta veramente un sacco di roba sullo schermo. Beh, Umberto, questi giochi qui sono fondamentalmente così. Cioè, non si sfugge alla reiterazione, non si sfugge. Se vuoi sfuggire alla reiterazione, specialmente nelle prime fasi di un prodotto di questo genere, punti a un altro prodotto. Cioè, nel senso, ti fai God of War, lo finisci, chiudi, bon, ciao, sei soddisfatto.
Vale, magari è una domanda stupida, ma ci saranno raid nell'endgame? Sono parecchio legato a quel tipo di contesto, ad esempio memory. Allora, per il momento non sono previste attività raid, quindi che superino la soglia dei 4 giocatori. Ok, però ci saranno, almeno questo è quanto hanno detto gli sviluppatori, delle attività paragonabili ai raid più avanti. Ah beh, lì, siamo in 3. Andrà a finire malissimo. Diciamo, Sam, speravo di poterti incontrare di persona, ma a quanto pare non vedi l'ora di iniziare. I Corvus tenevano d'occhio un evomorfico chiamato Skelos. Ma, cioè, un caricatore per buttare giù un nemico base? Sarà uno spettacolo! Almeno siete consapevoli dei vostri limiti. Skelos è ferito, ma c'è un intero corpo. Siamo donne! Oltre alle gambe c'è di più. Donne, Banff! Madonna, questa torretta! Ok. Vabbè, dai. Per il momento si campa abbastanza bene. Ecco, sì, ho dato una facciata incredibile. Spero che non ti aspettassi una missione furtiva. No, io... No, furtività alternativa. Sono sempre a favore di quel tipo di furtività lì. Non so che cosa è successo. Altri 5, specialista. No! Wow! Che dolore! Cioè, è mancato veramente poco. Scusate ragazzi se non seguo troppo la chat mentre gioco, ma è anche difficilotto. Cioè, non tanto difficilotto in questa fase, ma... come avrete capito, il dinamismo del titolo è importante. Ciao Cristian, va bene? Va molto bene. Vabbè, c'era un palo e io l'ho preso. C'era un solo palo in tutto il gioco. Cordialissimo. Prendilo di sorpresa e azzardo. Metafora interessante. Offa, e allora? Possiamo evitare di parlare di cibo in questo momento? È piuttosto resistente. Visto? Non era difficile. È tutto facile. No, non era difficile, ma mi è scoppiato in fronte. Rilevo dei valori estremamente alti di energia a ore 12. No, mamma. Cioè, non ti dico un viola, ma manco un blu, un raro. Dai. È solo un sospetto, ma credo che Skelos voglia usarlo perché usare. Skelos è un infame. I Corvus non esistono missioni semplici. Tu non certo detto io a Skelos che il costrutto era qui. Hanno bloccato la porta. Vabbè. Becca questo, l'ho buttata, ma. Tutti i problemi si risolvono con un martello. Se ripristiniamo l'energia, tanto si ricarica. Cercate il carburante. I metamorfi ce lo amano quasi quanto i manufatti. Ho preso il carburante. No. Prova a riempire la pompa, specialista. Non gli ho fatto nulla.
Un attimo che vado a riempire la pompa. Spero che questa roba che ho sulla schiena non esploda, perché... Ecco, da dove devo passare, ragazzi, raga... Ah, eccolo, ho trovato. Ok, mancavo solo io, giustamente. E eccoci dentro. E congratulazioni, hai aperto una porta. Ehi, non prendermi in giro. Sarebbe ancora chiusa se non... Mi dici in 2 secondi la tua opinione in questi 3 giorni? Molto promettente. 2 secondi, forse anche di meno. Cioè, sicuramente di meno, forse un microsecondo. Black Ferry, andando con noi, grazie Black. Gentilissimo. Beh, io poi tra l'altro c'ho una classe che guardiamo che non è proprio un super damage dealer, è una classe un po' mista, diciamo. Quello lo lasciamo fare al Tempesta. Ho trovato l'origine del fetore. Carne marcia. Grandioso. Limatezza metamorfica. Dove sono tutti quanti? A evacuare? Considerando cosa hanno sul menù. A quanto ne sappiamo. A evacuare addirittura. Eh? Grazie Seb, utilissimo. Ho un'idea. Guarda di effettività. Ho già detto che non è una priorità. Specialista, dovrebbe crollarti tutto addosso. Tutto sotto controllo. Che liscio. La strutturale di quel muro è bassa. Bene. Vedi quegli esplosivi? Fai di fare un bel posto. Ci penso io. Cioè, ma non c'ho sta cattiveria! Non gli faccio veramente una... Lo sapete che c'è? Gli avete rotto le palle. Mannaggia! Cioè questo c'ha veramente troppa vita. Non era morto? Come c'è del lag? Che senso c'è del lag? Non c'è del lag. L'hai giocato tutto il matchmaking? È fattibile se giocarlo con una compagnia di gente con cui poter comunicare? No, guarda, io ho giocato tutto il matchmaking e mi sono trovato bene. Se i miei colleghi mi cagano... Ok, grazie. Mi rendo conto di essere sottolivellato rispetto ai miei compagni. Ma... No! Ma dai! È sparito, vabbè. Marco, sì. Però, vabbè. Se non altro faccio del loot. Ah, ora siamo anche in 4. Esplosivi piazzati. Wow. Lì c'è l'ultima, eh? È l'impostazione predefinita. Concentratevi, per favore. Adesso stai giocando in coop? Beh, siamo in 4, quindi sì.
Dove stanno? Ma che... mannaggia. Wow, 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 wow. Loot viola. Godo. Magari dimmelo con più di un secondo di scarto. Facci tua. Sono sempre comodo. Buono? Buono? A quanto pare siamo finiti in un sistema fognario primitivo. Cosa te l'ho fatto? Beh, sempre un gran gusto. Stiamo avvicinando al costrutto. Sì, probabilmente ad altri metamorfici, ma quello era previsto. Sam, vorrei farti notare che sono nella merda fino al collo per te. Prendo nota. Che palle! Come mi dispiace pesare sul team, eh? Cioè, mi dispiace perché sono sempre io che finisco a terra. Cioè, mi dispiace un botto. Però, raga, questi sono di livello più alto, c'è poco da fa. Cioè, hanno sicuramente l'equipaggiamento migliore. Ho sbagliato a mettere a difficile. Cioè, da quello che ho capito, ho già iniziato a vedere l'endgame, volevo sapere come ti sembrava. Ho iniziato proprio adesso, ancora non sono arrivato al livello massimo, ho solo finito la campagna, quindi sto alle porte dell'endgame. Che bravo, messo anche lo scudo. Mi starei insultando tantissimo nel suo idioma. Dalle fogne alla brace. Non è così il detto. Non fermarti, l'uscita è sopra di te. Madonna, che spettacolo il sistema di movimento, è una roba incredibile. Da un gusto. Wow, wow, precipito! Ma tu non eri già morto? Uno fa quel che può. Credo di essere andato a sbattere su qualsiasi cosa.
appagante il gioco un botto. Sì, gli indicatori di energia si stanno muovendo. Seb, perché Skillos dovrebbe volere un cataclisma? Non lo so, ma non è il primo levomorfico a provarci. Non ho mai visto una colonia così grande. E considerando le loro difese... Allora, se avete delle domande, tenetele per quando ho finito la... la missione, che mi prendo una decina di minuti per rispondere. Mannaggia. No! Fanculo! Ah. Che palle. Tra l'altro stavano tutti in copertura e io stavo in mezzo come... coglione, però... a distanza gli faccio nulla. Basta, mi sono rotto le palle. Tempesta comunque è di un'arroganza... arroganza unica. Ci sono arrivato, sto qui. Seb, hai dimenticato di menzionare il blindato. Il blindato è una novità. È anche parzialmente organico. Cosa? Skillos non è solo il pilota. Lui e il blindato sono fusi insieme. Molto bene. Interessante. Posso ucciderlo lo stesso? Sì, ma sarà un po' più complicato del previsto. L'energia del costrutto continua a crescere. Specialista, se non disattivi subito quell'affare, dovrò avere una spiacevole conversazione con il mio capo. E tu? Tu sarai morto. O qualcosa di ancora più strano. Grazie dell'incoraggiamento, Sam. Colpisci i piloni. Così neutralizzerai gli scudi. Per te è il caso di sparare alle strutture dei creatori. Che potrà mai succedere? Un cataclisma? Non hai tutti torti. No, dai, stavo nella barriera. Ah, mi è arrivata da basso la granata. Porca miseria. Mannaggia. Fortunatamente sto giro anche il Tempesta è a terra. Beh, sì, Anthem per forza serve per dedicati. Beh, posso sentirmi un po' figo perché l'ho tirato. Mannaggia. No. Niente. Porca miseria. Cioè, ma... madre! No! Che palle! Raga! C'è verso. Perché butta a terra le granate e... che ti inseguono... e oltre a questo fa anche un botto di danni. Beh, Moliupo, io questi leggendari gratis non l'ho trovati. Se ci stanno, ben venga. Insomma, cioè, nel senso, mi fido di te. Vorrei vederli per conto mio. Niente. No, granata! Porca miseria! Poi non so chi mi diceva è facile. È facile. Cioè, mi hanno rovinato. Qui in questa missione mi hanno rovinato. In questa roccaforte mi hanno rovinato. Mi hanno rovinato. E usa la sta ulti.
Nio, a parte che ti invito a non darmi consigli su un gioco nel quale ho già speso più ore di quante avrei forse dovuto e potuto, però la special del guardiano è sostanzialmente per il crowd control e bisogna lanciarla da una posizione di sicurezza che non ho mai avuto per il momento. Ti vedo un po' a terra oggi, esatto. Esatto. Cioè, lo scudo mi è praticamente durato 10 secondi. 10 secondi. Merda! Volante! Pericolo costante! Ma con cosa? Niente, qui non capisco che cosa mi sta colpendo. Quello mi sta lanciando dei razzi. Questo tira delle bordate incredibili, incredibili, incredibili. Ma guarda quanti sono, guarda quanti sono. Cioè, adesso avrei dovuto lanciarla alla super, adesso. Mi ha sputato, esatto. Guardali quanto sono aggressive! Guardali! Come fai a capire se la combo è da segno? Senti sia un suono tipo catching, sia vedi scritto combo. Quindi è piuttosto chiaro. Vedi? Catching e combo. Qui non stiamo più colpendo Scrotos, che si chiama Shellos, ma bene uguale. No, ci manca. No, ci manca pure lo strale avversario. Credo che ce l'abbia con me. Non so perché ce l'ha con me! Ma ce l'ha con me! Ce l'ha senza dubbio con me! Catching! Madre del Signore! Cioè, mi ha ammazzato questo? Really? C'è tanta gioia, 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 gioia dentro al mio cuore. Dentro al mio cuore. Lei è. Mannaggia. Ciderbolina. Cadiamo come. Cadiamo poi, questo plurale, come le mosche. Dai ragazzi, che se mi riportate in vita guadagnate punti comunque. Quindi. Cioè, comunque. Sto facendo comunque del lavoro di squadra involontario. Va bene, contribuito, ora fuggo!
Guarda, guardalo! Meno male che è finita, raga. Che fatica. Che fatica. Che fatica. Che fatica. È stata dura perché non ero all'altezza della situation come equipaggiamento, quindi devo dire che ho un po' accusato. Lollo, ti dico che è una storia con un obiettivo ben preciso, che non è quello lì di avere un ruolo centrale nell'economia del titolo, ma di creare un contorno molto forte, suggestivo e ricco per le azioni del giocatore. Tra l'altro ha il valore, secondo me, di rappresentare un prologo per una narrazione dinamica e in continua espansione. E a mio avviso lo fa bene. Non è il tipico crescendo esplosivo di BioWare, ma è migliore di quanto non pensassi. Ripeto, non vi aspettate, non cercate di identificarlo come il titolo classico di BioWare, perché non è così, è un'altra cosa. Non dovete cercare l'esperienza single player che proprio nella storia trova il suo motivo di esistere. È un'altra cosa. Ma nel giudizio finale per giochi per questo va dato più importanza alla storia e al resto. Al resto, assolutamente. La storia rimane comunque un elemento importante, ma sostanzialmente di contorno. Sono altre le cose che fanno il gioco. Però come punti sono andato male. Lutilut. Scompongo. C'è tanta differenza a livello visivo tra PC e console? Sì. Notevole proprio. E questo è solo un livello di difficoltà, cioè che è quello, il primo livello difficile. Vado subito in fucina. Ciao Yu, chi si sta occupando della recensione? Io Yu. Allora, io potrei mettere anche i dardi avvelenati, anche se così facendo rinuncio al detonatore, è un po' una presa a male, un po' una notevole presa a male. Quindi c'è un certo effetto ghiaccio, a parte che a me la granata ghiaccio fa cagare tantissimo, cioè tantissimo. E poi ha senso avere una granata ghiaccio senza un detonatore? Cioè non ha senso. Ma per niente, infatti qui dovrei scomporre tutto. Cioè c'ho ancora roba del livello 15. Altri donatori non li hai? Potrei mettere un'altra granata, ma non mi tolgo il problema, anche perché è di livello basso. Anche il corpo a corpo può far detonare, però in realtà più spesso dà semplicemente l'effetto elettrificato. Però potrei creare la granata. No, adesiva no. Danni esplosione. Questo però è un detonatore. Combo impatto.
Questo è effettivamente un detonatore. Però lo faccio di livello 26. Capito? Non lascio quello che c'ho. Allora, armi. No, il tracciatore lo sostituisco assolutamente. E lo metto al secondo. Supporto, sempre baluardo livello 27. Componenti, c'ho qualche cosa. C'ho uno di livello 23. Livello 28, braccia incrociate. Rinforzo della corazza. Assolutamente. Assolutamente. Gli scudi, la corazza. Mettiamo questo. Va bene così. 266 per il momento. Ciao, Smarcus. Ma il gioco ha una trama sentita oppure è solo un pretesto per il... No, è una trama con un valore. Allora. Adesso viene il divertimento. È ora di giocare. Lasciami perdere, Prospero. Allora. Adesso io farei però a livello normale, allora potrei fare due cose e chiedo a voi, o andare proprio a minchia di fagiano in open world e... Ah, prima però fatemi vedere il registro delle attività, in open world e accumulare roba, lottare, fare cose. Seguono gli antichi? Tra l'altro io avrei Sembra di sì. anche Non lo so. Le tradizioni queste... credono di essere guidate da una forza superiore. Avventure secondarie, Ma tu sfida che delle ne Legionari sai? Coraggio, Avevo sempre che detto che tra non si uscire l'altro mai dal non forno. dovrei fare, cioè in realtà ce l'ho già accettata, dovrei fare delle robe nell'open world. Però nel frattempo vado a prendere bersaglio allettante. Ma avete quasi finito il gioco? No, il gioco, la campagna l'ho finita. Mi rimane l'endgame. La reputazione degli specialisti dovrei aver sbloccato altri progetti, tra l'altro. Ascolta, specialista, Ciao. abbiamo un problema. Dica. Che succede? È arrivato un contratto da parte di alcuni arcanisti un po' preoccupati. Hanno scoperto un deposito di manufatti dei creatori. Sono cose che attirano l'attenzione delle persone sbagliate. Sono lì da soli. Perché non hanno chiesto protezione? Forse hanno sentito parlare di uno specialista che vende gli arcanisti ai metamorfici. Il maledetto Dix e i suoi fuorilegge. Sta diventando sfacciato. Sempre più contratti compromessi. E ora questo. I manufatti potrebbero essere molto pericolosi, Dura nemmeno poco se allora, armati. ma dura in realtà più di un della concorrenza. Perché dura una ventina d'ore. Tarsis e la montagna. Questo lo devo leggere assolutamente. Questo è Elena Tarsis. Questo è, non lo so, un mostro gigante. Una razza amichevole. Ci vuoi far vedere gli altri strali? Ci puoi far vedere gli altri strali? Sì, ma sappiate che... Cioè, anzi no, in questo momento in realtà no, perché ce l'ho tutti sottolivellati, ve li posso far vedere così, ma in realtà l'avete già visti. Quindi ce li ho tutti abbastanza sottolivellati rispetto a quello che devo fare, quindi... Se già ho difficoltà a raggiungere, a sostenere bene l'endgame con questo, finché non mi sono fatto comunque un fondo di equipaggiamento di alto livello da mettere un po' a tutti, non ce la faccio a volare con gli altri. Diventa veramente una sfida oltre le mie capacità. Allora, fondamentalmente questa qui è la sfida della legione. Ok, dovrei... Praticamente è questa roba qui. Devo affrontare queste cose
poi penso che ci sia un mega super premio, ma mi ci vorrà una vita per farlo, una vita e mezza. Una vita e mezza. La mappa è abbastanza grande, non è gigantesca, ginormica, ma... Super Derby, lo so, io ho provato a spiegarlo 100.000 volte, ma anche parte della stampa ha deciso a priori che visto che era di BioWare doveva essere completamente story focused e basta. Non è così che funziona. Qui non c'era una missione. No, non c'era una missione perché ho sbagliato strada. Devo andare di qua. Però sembra ci fosse anche qui. Qua dietro. La roba che non si possono mettere i marcatori è effettivamente un botto fastidiosa. Ve lo confermo. È una nocciolina con gli occhiali. È una nocciolina con gli occhiali. È una nocciolina con gli occhiali, che fa parte della lore. Molto bene. Sei una vera leggenda. Ti riferisci al cuore della furia? Il cuore della furia, il cenotafio, l'aver rispedito il dominio a Strolheim con la coda tra le gambe. Ah, sei rimasto solo La tu, Letharia Sumner? sa di che preoccuparsi. Potresti soffiargli il titolo di lanciere più famoso di sempre. Beh, insomma, adesso. Successo Ah, a no, noi. è appunto. Dove? Siamo ormai Eccolo. presi dai nostri problemi. Mi ero perso. Solo Ciao, tu quale sei? Matti? Dove sta il terzo? Eccolo lì dietro. Ho scoperto qualcosa nel manoscritto Elysium, dei simboli che si ripetono sparsi per tutto il testo. Uno schema che, una volta decodificato, mostra delle coordinate. Coordinate per cosa? Non si sa. Ah, Raban bene. Moore, il suo autore principale, deve averle nascoste nel manoscritto. Perfetto. Moore è uno dei più importanti arcanisti della storia. La sua conoscenza degli strumenti dei creatori era ineguagliabile. Non mi piace fare supposizioni, ma qualunque cosa si trovi a queste coordinate deve essere straordinaria. Fammi Eccezionale. indovinare. Vuoi che vada a controllare? Esatto, potresti? Me ne occupo io. Ok. Perfetto. Comunque, ragazzi, io almeno per il momento non vedo un modo per riaffrontare le missioni della storia a meno di non partecipare, non mettere partita rapida e insomma, essere infilati in un team qualsiasi. Non è una. Non sono poche 20 ore di storia per un game as a service. Non sono poche. Ci sono giochi. Cioè, ci sono game as a service che ne hanno molte di meno. Non sono poche. Non mi sembrano poche perché non lo sono. Allora. Guardia del monumento, bersaglio allettante. Però, se io mettessi invece partita rapida, ecco, partita rapida posso scegliere o missioni della storia o roccaforti. Dominus Gaul o lo Scrutatore? Beh, sono entrambi personaggi affascinanti. Affascinanti. Dominus Gaul, le ragioni di Dominus Gaul sono più definite, ma quelle dello Scrutatore, per quanto mi se... cioè, diciamo, si allineano al mistero rappresentato dall'inno. Quindi è un po' come dire... un po' come la storia del viaggiatore, se vogliamo. Quindi a me piacciono entrambi. Comunque lo Scrutatore è un bel cattivo. Misterioso, cazzuto.
No, vado a fare la guardia del monumento. No, non voglio fare nulla di questo. Ok, difficoltà difficile, ma dovrei riuscire a farla. Non è una roccaforte. Dovrebbero essere nemici normali, giusto? Dovrebbero. Dovrebbero. Poi in chiusura mi metto a fare l'ultima roccaforte. Quella che fondamentalmente è l'ultima missione. Però ve lo dico, se non volete vedere la boss fight finale, che sicuramente ci sarà. Sì, ma la Ventinadori di The Division c'è molta meno narrazione rispetto a qui, eh. Cioè, la Ventinadori di The Division c'è qualcuno che ti parla in radio. Fine. O meno. Qui è un'altra cosa. Meno per quanto mi riguarda. Non è gente che ti parla in radio. Come si riconoscono missioni che puoi svolgere da solo, da quelle a cui serve la coop? Le uniche attività per cui è necessaria assolutamente la coop, cioè non puoi evitarla, ma non puoi evitarla perché il sistema non te lo permette, sono le roccaforti e il free play, cioè l'esplorazione libera. Tutte le altre le puoi anche fare da solo, però secondo me è controproducente, perché non ti togli niente il matchmaking. E ti dà vantaggio dal punto di vista della gestione della sfida, del livello di sfida, come è chiaro, insomma. Perfetto, livello 18, Gli organismi hanno vediamo. scoperto dei frammenti dei creatori. Noi pensiamo che Diggs farà di tutto per averli. È molto probabile. Si fanno grandi affari vendendo i frammenti. Metamorfici, altri gruppi di fuorilegge, forse anche i Dominio. Incontra. Questa volta no. Dovrebbe essere proprio quassù. Non ricevo comunicazioni radio. Niente, non mi Ma piace. quest'area non c'ero mai stato? Possibile? I nostri si sono imbattuti in parecchi fuorilegge all'accampamento. Nessuna traccia degli arcanisti. Non è un buon segno. È rimasto evidentemente incastrato in un modello poligonale ed è diventato impossibile da colpire. Chi è rimasto, i nemici? Mi pare che non ci sia più nessuno. Ah, ok. Era solo un ritardo nell'aggiornamento della Siamo missione. riusciti a guadagnare un po' di tempo. E là? C'è nessuno? Qui c'è un sacco di roba dei creatori. Mi stupisce che interessasse agli arcani. Perlustro l'accampamento. Magari riusciamo a capire cosa è successo. Ecco, il problema principale del gioco è che fondamentalmente le attività tendono a ripetersi veramente un sacco, cioè le dinamiche delle missioni si ripetono veramente un sacco. Ci sta sempre un qualcosa, un elemento narrativo diverso, però
Purtroppo è una roba che si sente. Altre pagine di diario, disegni, appunti, cose del genere. Ma niente che spieghi cosa è successo. No, le armature. Cioè, la personalizzazione è un botto estesa. Potenzialmente. Ma io devo dire che, almeno per il momento, ho sbloccato giusto una manciata di aspetti per gli strali. Quindi devo ancora capire bene esattamente quanto è estesa la personalizzazione degli strali dal punto di vista proprio dell'aspetto dei singoli componenti. Perché molta roba si sblocca con le monete che si guadagnano durante le missioni, o anche insomma con la valuta in game, cioè con la valuta reale. Però insomma avete sempre queste due opzioni, quindi in alcuni casi tocca farmare se vuoi uno strale figo con parti diverse da quelle standard. Mi aspettavo che ci fosse roba sbloccabile anche droppandola. Finora non l'ho trovata, ma non vuol dire che non ci sia, perché dipende anche che se ti dice culo o no. Ok, qui dentro ci sono anche dei fuorilegge. Ma attenzione, abbiamo incontrato dei fuorilegge. Nessun arcanista per me. Prima di tutto occupiamocene, poi continueremo la ricerca. Insomma, Fix sta diventando una celebrità, ma sempre più buona. Dobbiamo fermarlo, lo so. Rotta i pilastri, resta in movimento. Sì, ripiegate. Credo che per ora non ce ne siano altri. D'accordo, ora vai. Dobbiamo trovare quegli arcanisti. Le schegge sono a pagamento. Le schegge è la valuta. Si comprano con valuta reale. È fondamentalmente l'aspetto meno riuscito del comparto artistico Super Derby. Devo ancora trovare armi leggendarie, però. Quello potrebbe cambiare un po' le carte in tavola. Vediamo un po'. I fuorilegge sono rimasti intrappolati quando gli arcanisti hanno sigillato questo posto. Da un lato un bene, ma dall'altro è anche un male. Mine, collezionabile. Qui c'è una porta molto grande, sigillata per bene. Chiudere tutto per bene deve aver fatto guadagnare un po' di tempo ai nostri amici arcanisti. Astuto. Abbiamo una faccenda importante di cui occuparci. Diamoci da fare. Vado. Giallo. È fatta. Vediamo se ci sono i nostri ingegnosi amici.
Sì, Vinzolo, è interessante. Questo te lo posso dire tranquillamente. Stai trovati? Stanno in forma? Dice che non hanno raccolto tutti i frammenti dei creatori. Alcuni sono stati presi. Vuoi rileggere i frammenti? Brutta accoppiata. Sì, e poi tra l'altro, ragazzi, considerate che in questi giochi lo stato iniziale non raramente rappresenta, cioè è rappresentativo di quello che poi sarà il titolo dopo un anno, perché importante è sì offrire una buona offerta di base, ma più che altro offrire un prodotto che abbia il potenziale per migliorare tanto. Perché comunque sono giochi a sviluppo continuativo. Ecco perché è sempre difficile esprimere un giudizio, perché sai già che sono titoli che sono destinati a cambiare tanto e a cambiare anche valore nel corso del tempo. Niente, non me lo prende. Oh, ok. Arrivo. Ma dai. Vabbè, questa è una missioncina easy, una spedizioncina easy. Si trovano un botto in open world di Dani. Si trovano. Guarda nei dintorni della foresta, quella lì con gli alberi a fungo. Da quelle parti li trovi sicuri. Di sicuro. Voglio andare Fort Arsis. Sta cercando il Corium per lo scudo dell'alba. La zona di lancio l'hai mai vista? Sì, alla fine l'ho vista. È un hangar. Un hangar con la gente. Si vede che è stato fatto all'ultimo momento. È un hangar con la gente. Cioè, sarà sicuramente migliore. È un hangar con la gente che sta lì giricchia con il proprio strale. Ci stanno tutti i vendor. Ci sta la zona di lancio. Fine. Non è che ci sta niente di che. Ehi, Gianni. Eccoti qui. Ho saputo che hai fatto un ritorno. Perché tanti utilizzano più il Ranger, ma soltanto gli altri tre? Non è forte quanto uno Storm o un Colossus. È diverso. È diverso. Colosso. Ho sentito dire che è più pesante, ma molto efficiente a terra. Lo strale Tempesta in aria è un mostro. E l'intercettore è velocissimo e trasforma il gioco quasi in un hack and slash. Il guardiano non gli sta dando amore nessuno e
Quindi, insomma. Però io, a me piace un sacco. È quello lì che riesce a sfruttare meglio le combo. Cioè, può prendere delle componenti speciali che gli permettono di fare 50% di danni in più con le combo. Non è una tipologia brutta, Phoenix. È una tipologia che non piace a te. Ok? Cioè, una cosa è una roba brutta. Una cosa è un gioco non mi piace. A me tanta roba non mi piace, ma non necessariamente è brutta. Cioè, ci sta. Per dire, se mi metti a fare uno strategico, io ti dico no, raga, non ce la posso fare, non mi piace. Ma è magari meraviglioso per chi ama la strategia. Sei un grande specialista, ma con la tempesta uccisi alcuni dei migliori. Conosciamo i rischi. Fa parte dei rischi del mestiere. Li accettiamo. Forse arrivano anche a piacerci un po'. Credi? Voglio dire, magari è vero, ma è giusto. Altrimenti, per quale motivo andremo avanti? Ad ogni modo, congratulazioni! Sei un pesce grosso ora. Dovresti festeggiare. Guardati intorno. Hai davvero fatto la differenza. Sei fantastico. Grazie. In particolare, adoro il fatto che abbiano restaurato le statue dei lancieri nel cortile. Quando ero piccola, significavano tutto per me. Perché? Ciao cara Madonna, Beh, era una mia cosa benvenuta, preferita. Ero benvenuto. al sicuro dentro le mura, ma i giorni passavano tutti uguali. Ma i lancieri avevano l'opportunità di vedere il mondo intero, C'è ancora rappresentato libertà d'opinione in questo nel paese, per me il gioco è brutto, che è come dire mondo. Comunque, a me significava non che piace. mi sedevo E quella è tranquilla libertà di sul opinione, divano, quando non mentre imponi una visione all'altro. si scaldava il Se tu cuore. dici che per me il gioco è brutto, Sì, dici non mi adesso piace, respirare profondo ergo è una spinge tua me. opinione. Mi Se tu sento dici più è felice. brutto, fai un ragionamento di stampa assolutista, e quindi stai formalmente imponendo, la tua opinione agli altri. Questa è la differenza. Proprio perché, insomma, parliamo di libero pensiero. Magari arruoleremo reclute. Con un po' di fortuna, quei lancieri giganti ispireranno altri ragazzini come te. Magari. Ti vedrò in giro, allora. Mi vedrai in giro. Abbi cura di te, pesce grosso. Allora, io ho sempre quella roba da fare e penso che prima o poi mi toccherà anche abbandonarmi al gioco rapido. Sono quasi sicuro che mi toccherà. Bersaglio allettante. Tra l'altro queste cose che mi continuo a dare sono cose nuove. Io non ho mai fatto queste missioni qui. Cioè, sta continuando a darmele. Sicuramente prima o poi si ripeteranno. Ma per il momento questa è la parete dei guardiani sconfitti. Immagino. Aspetta, questi mi sa che è tipo un bestiario. Anche questo. Vuol dire che mi hai mentito per tutto questo tempo, Yarrow? Sei cavata bene in quella rovina dei Mi hai detto che era guardiani. la parete L'arcanista Elsin e la sua degli gente? specialisti caduti, non Se guardiani. fossimo arrivati prima, Specialisti caduti! avremmo potuto evitare tutto questo. Il vero problema è che non si può essere attaccati solo per aver pubblicato un contratto. Dix è sempre stato in vantaggio su di noi. I vincoli rubati, specialista. È così che ha tutte quelle informazioni. È maledetto. vero, dai Dix simboli. è uno Esatto. Ora che inseguo già da cerchiamo i un po'. documenti dei genitori, che secondo l'arcanista Elsin sono stati lasciati indietro. Questo significa che Diggs ha messo le mani su qualcosa di molto pericoloso. Controllerò se qualcuno degli uomini di Elsin ha sentito qualcosa che può esserci utile. Ok, fammi sapere. Inoltre, No, c'è un se po' di qualcuno tearing di perché ho loro ha disattivato sentito il qualcosa di militaristico, V-Sync, vai là c'è fuori e proprio, non chiedi è a la loro se live. riportano i veri C'è specialisti. perché ho disattivato il V-Sync perché mi abbassa le prestazioni a livelli clamorosi. Perché non è adattivo, dovrei forzarlo con Nvidia, ma non adattivo vuol dire che a un certo punto mi passa da 60 a 30 in un attimo, quando poi il gioco in realtà
muoverebbe intorno ai 55, quindi siamo pronti ad accettare nuovi contratti. Ok. Dix andrà alla ricerca di nuove opportunità. Ci daremo da fare per assicurarci che non ne... Ah, fondamentalmente, ok. Io cercherò i frammenti perduti. Va bene. Adesso non ci parlo con Faye. Bisogna mettere una cosa, difendo ripetitività. Prendi Sowell Lee che streama World of Warcraft da un decennio e lui ti prende per pazzo di gigante e non ha contenuti, visto che lui bisogna grindare a farmare una vita per equipaggiare equipaggiamenti e collezionabili. Gusti, mi piacerebbe molti, ma sì. Snakes, come posso dirti di no? Cioè, nel senso, sono fondamentalmente le regole del genere. È chiaro che una base di contenuti ci deve essere, perché è chiaro che ci deve essere. Però insomma, ci siamo capiti. Così è la formula di base di questo genere specifico, o comunque dei titoli che puntano ad avere una vita online fatta in questo modo. Io, se ricordo i primi tempi di World of Warcraft, che per l'equipaggiamento competitivo, cioè ti toccava farmare come un pazzo, anzi no, grindare come un pazzo, non tanto farmare. Cioè, c'ho ancora gli incubi e le cose sono ancora, cioè, sono molto cambiate rispetto a quel periodo lì, ma questo rispetto a quello standard è una bazzecola. Sono andato a chiedere pareri anche esternamente ad Avria per sentire più campagne, mi sono letto un po' di anteprima inglese, volevo un attimo chiarimenti. Molti dicono a livello attuale, sia di contenuti che della bruttezza della storia, siamo su livelli di Destiny al lancio, non sono d'accordo. Contenuti ripetitivi e banali, ripetitivi assolutamente sì, banali credo che sia purtroppo insito nella ripetitività, che dopo un po' una roba diventa banale. Gameplay figo e grande potenziale di crescita, sono d'accordo. Detto diverso, le emozioni sono già negativi sullo sviluppo continuo che potrebbe avere. Che ne pensi? Beh, se sono già negativi sullo sviluppo continuo che potrebbe avere, o hanno la sfera di cristallo, o non capiscono un cazzo. Cioè, ci stanno solo queste due opzioni. Perché lo sviluppo che potrebbe avere, per antonomasia, deve ancora esserci. Quindi, insomma... Continuerò a giocare dopo la recensione, ho già visto tutto quello che c'era da vedere, non ho ancora visto tutto quello che c'è da vedere, quindi probabilmente continuerò a giocarci dopo la recensione, che ancora deve ancora arrivare. Allora, mi vado a fare Segreti Elisi, che è la secondaria del trio di Mattias, cioè quei tre gemelli che poi non sono gemelli che ho incontrato prima. Me la vado a fare. Ok, difficile anche spedizione. La critica videoludica è relativa per antonomasia, visto che la critica è relativa di base. Non esiste una critica oggettiva, non esiste una critica che è svincolata da un contesto che è quello lì che vive il recensore. Nessuno ti priva delle tue opinioni o gli toglie valori, ma se permetti posso anche non essere d'accordo. Il fatto che tu stia qui mi dà diritto di controbattere quello che tu dici, come dà del resto a te diritto di controbattere quello che io dico, finché questo scambio avviene nel rispetto reciproco e tu, insomma, non continui a tartassare con un'opinione che io non condivido. Insomma, quando l'hai già espressa, va tutto bene. Fondamentalmente, ripeto, finché è uno scambio sano, non ci sono problemi, non è che ti voglio imporre il mio pensiero, però visto che mi si chiede quello che penso io, è chiaro che io lo esprima. Quindi una volta raggiunte queste coordinate, cosa devo cercare? Un altro libro? Un'incisione? O magari una pergamena nascosta in un'antica biblioteca? Quindi? Allora, lo sapremo una volta che avremo... Sì, beh, dammi un obiettivo.
No, moffo, perché su console non è disponibile. Non è... C'era solo la prova di 10 ore, ma il gioco non era accessibile. Che PG è il tuo? Il mio è un Australe Guardiano. Ciao Furio Menegazzo! Menegazzo. Esatto, cioè saggi, il punto è che nessuno ha criticato la tua opinione, se non nei limiti dello scambio di idee, ma nel momento in cui tu vuoi definire la tua opinione come assoluta, io insomma, me ne sbatto un po' il cazzo. Ciao Andrea, sì, mi soddisfa, ma abbastanza, c'hai i suoi problemi, non è... Lontano dall'essere perfetto, ma secondo me ha delle cose molto positive. Vegas, finché non ti stabilizzi proprio nell'endgame, sì. Sì, ma sono ancora lontano da quel punto. Devo stabilizzarmi. Design delle armi, secondo me, è la roba più debole del comparto artistico. Sono d'accordo. Ma l'ho scritto anche nel pezzo. È proprio la roba più debole. Gli altri sono Intercettore, e Tempesta. Sono particolari e anche parecchio forti, solo che non ho potenziati, quindi sarei per non farli vedere in questo momento, anche perché per evitare di prendere schiaffi incredibili, anche se in realtà potrei costruirmi un po' di roba per equipaggiarli quantomeno dignitosamente. No, ora sto usando il guardiano, quello lì grosso è il colosso. Mi pare che stia arrivando qualcosa. Grandmaster, anch'io ho visto che è una roba incredibile e mi spaventa un botto. Vediamo un po' quando ci arrivo. Stanno. Allora, uno sta lì. Ok, eccolo l'altro. Qualcosa sta facendo agitare.
affrontare gli scorpidi. Aspetta, non muoverti. Gli strumenti rilevano delle piccole anomalie del sistema. Meccanica antica, deterioramento nel tempo. La risonanza è disattivata. Devo trasmettere degli impulsi attraverso il tuo strale per compensare. Non devi allontanarti. Ok, arrivo. Perché arrivare a tanto? Il manoscritto, i messaggi cifrati. Non è un po' troppo. Capisco cos'è. Beh, ci doveva far giocare un pochettino, cioè non. Altrimenti. È indubbiamente successo qualcos'altro. Facciamo progressi. Siamo a metà. Porta la pietra al piedistallo. Dov'è? Qua sotto. Ragazzi, attenzione, non lo trovo. Vale a intuire che stiamo buttando a cazzo. Queste le avete già messe? Sai quali simboli usare stavolta? Metterò in giro qualche indizio. Vabbè, fondamentalmente a cazzo ha funzionato. Molto bene, ciao Gabri! Il fatto che io riesca a muovermi con un minimo di agilità all'interno di ambientazioni così strette, cioè relativamente almeno, ha del miracoloso. Del miracoloso. Ragazzi, mi sa che ce le avete voi le pietre, io non ce l'ho. Ho raccolto una cippa. Chimere? Non capisco cosa intendo. Risolvere un codice, girare dei simboli, dare un sasso avanti e indietro. Non è uno scherzo, forse è un test. Lo sapevo che rompevano le palle. Ma è possibile che non ci sta qui intorno l'altro? Guarda, ci sta lì un quadrato. E ma è quello? Non è quello. La varietà delle missioni com'è? È fondamentalmente uno dei punti deboli dell'offerta ludica in questo momento. La varietà delle missioni è molto molto risicata. La mia personale opinione è che questo gioco può diventare un titolone. Attualmente è un buon gioco che verrà tanto penalizzato dai giudizi di errori banali ma facilmente fixabili sia tecnici che di qualità delle video. Personalmente ho disposto a seguirlo dall'inizio. Se avete altro da giocare, magari aspettate che molti cambiamenti vadano live. Che secondo me è l'approccio più ragionevole. Snakes è assolutamente l'approccio più ragionevole. Fammi indovinare, non allontanarti? Sì, grazie. Di nuovo, cerca di non allontanarti. Devo essere sicuro che la pietra sia ben carica. Beh, cioè, io non è che vado lontano dopo. Buon culo. Oh!
non l'avevo visto. C'è del casino. Dovrebbe non essere la migliore delle idee. Seconda pietra. Ciao Franco Zig, benvenuto. Ciao Ale, dopo l'annuncio di Astral Chain ho cominciato a leggere Zetman, manga che sta già diventando uno dei miei preferiti in assoluto. Zetman è fighissimo. È fighissimo. Come tutti i manga, c'ha dei momenti in cui si perde un po', però poi si riprende. Stavolta dovrai stabilire un contatto fisico con il meccanismo. No, no, abbiamo fatto arrabbiare qualcosa. Dobbiamo stabilire un contatto fisico. Le pietre causino sofferenza alla fauna più sensibile. Quanto durerà? Non ne sono sicuro. No, no. Fanculo. Questi sono grossi. Wow, 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 wow. Quanto ci vuole ancora? Manca poco. Anche perché, sì, manca poco. Manca poco, ce l'ho qui dietro, ce l'ho! Quante combo! Mannaggia! Sto su PC, Sammy. Sto su PC. Ciao TV del Veneziano, benvenuto! C'ho mezza vita, quindi. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ci siamo, è aperta. Contiene. Sto cazzo! Ah, ok. Come speravo. Beh, meglio di sto cazzo comunque. Subito. Yuhu! Ah! È una quest line. Gli enigmi di non ho letto. Incredibile. Ma se gioco soltanto con un mio amico e gli altri due componenti della squadra sono che l'intelligenza artificiale mi matcha con altri due gamer o continuiamo a giocare in due? No, c'è il matchmaking. No, comunque io sto giocando con il pad, quindi non c'è. C'è un leggerissimo aim assist. C'è un leggerissimo aim assist, non è troppo pesante. Manca ancora 7 livelli, è un botto. Però ho sbloccato l'ultimo slot componente, che è una cosa molto buona. Fucina. Perché Metro era, non era una serie Rambo.
abbiamo fatto la settimana scorsa, ma non credo che Francesco, visti anche i problemi che c'erano stati l'altra volta, voglia replicare. Allora, in forza corazza. Ah, direi di metterlo. Non posso, è unico. Mannaggia. Elettronica avanzata, aumenta i danni corpo a corpo al 30%. Sì, anche perché io continuo a farlo, a usarlo un botto il corpo a corpo. Ma vediamo un po', io di che livello posso crearlo? A livello 27, quindi più di questo. Però, visto che c'ho solo un livello 25 qui, ce l'ho già. Sì, ce l'ho già braccia incrociate. Quindi posso creare un livello 27 di, ad esempio, scudo ce l'ho, non ce l'ho. Però, visto che rinforzo della corazza mi sembra una buona cosa da avere. Attualmente che c'è equipaggiato qui? Potenziamento dell'assalto. Potenziamento dell'assalto. Deve essere rinforzo dello scudo. A parte anche il dissipatore di calore, sarebbe molto utile. Nucleo di calibrazione. Aumenti danni inflitti dalle armi. Per dire. Mi sa che ce n'ho già uno di nucleo di calibrazione, esatto. Però potrei aumentarlo di livello. Potrei mettere un rinforzo dello scudo o un rinforzo della corazza. Mi sa che faccio questo. Sì. Ale, ma c'è un sistema tipo Destiny dove a fine missione, se non hai raccolto il loot, te lo ritrovi in deposito da qualche parte? No, per il momento non c'è Super Derby. Beh, che mi manca? Manca che mi sia disattivato il controller? Ok, sì. Ale, scusa, faccio un parallelismo per capire se questo gioco possa piacere. Il mio Borderlands 2 l'ho donato anche da solo e non ho letto e non posso tornare su. Comunque non c'entra niente con Borderlands 2, proprio niente. Cioè, è un loot shooter, ma fatto in un altro modo, con un'altra varietà, perché non è realmente narrativo, come almeno non cioè non con la chiave di lettura di un titolo come Borderlands, quindi non credo che tu possa giocarci allo stesso modo. Non delusione, è chiaro che alcune cose potevano essere fatte meglio, ma in generale il bilancio è più che positivo, Lorenzion. Domanda, se un mio amico ha appena iniziato, io le sue missioni le ho già fatte, mi puoi invitare? Sì, assolutamente sì, gli puoi dare una mano. Allora, eccolo qua. Crea, qui mi faccio un'altra corpo a corpo. Ok, livello 27. Sì. Allora, questo lo decompongo. Che scompongo sembra brutto. La roba da livello 25 in giù, assolutamente sì. Così almeno mi faccio anche della quintessenza rara, che serve poi per costruire la roba di livello raro. Come immagino sia chiaro. Potenziamento combo guardiano ce l'ho? Effettivamente questo mi serve, ma anche
Quello della combo è super mega iper utile. Potrei anche pensare di farlo, anche perché è una roba che ha unicamente il guardiano. Però mi sa che non c'è qui. Ecco, è questo, potenziamento combo guardiano. No, mi tocca fare questo. Tocca fare questo per forza. Mi tocca farlo. Io so che questo è epico, ma anche sti cazzi, insomma, cioè. Questo è meglio, questo è senza dubbio meglio. Ok. 298, fammi arrivare a 300! Fammi arrivare a 300! Allora, tanto sta roba non la riuserò mai più. Mai più, mai più. Pure la roba epica, brucio. Tanto. Via, via, via tutto, via tutto, via tutto. Beh. Guarda quanta roba c'avevo. Cioè, è il bug più stupido del mondo questo, eh. Ale accumulatore seriale. Beh, Matte, io su questa cosa che la trama non è nulla di che, mi sento di dissentire, non è nulla di che, se proprio vogliamo, rispetto alle narrazioni tipicamente single player di BioWare, perché comunque è un elemento di contorno, ma adesso, insomma, è un discorso un po' diverso rispetto a non è niente di che punto. Io questa la metto e vaffanculo, basta. 302. Boh! Perfetto, va bene così. Non c'ho il detonator, ma forse me lo posso procurare. Perché questa gelo mi ha già rotto le palle. Mi faccio la granata adesiva che fa combo impatto e me la faccio di livello 27. Che però è di livello più basso e mi fa rosicare. Vabbè. Detonazione la farò fare agli altri. Fino a che ora stai? Ancora un po', Green Fandango. Cioè, sto imbastardendo tantissimo, tantissimo la build, ma proprio tantissimo. Non so perché c'è ancora la roba di livello 21. Allora. Parlo con Harry della scoperta. Certo. CD921, in realtà, in questo momento c'ho giusto un paio cioè di aspetti per lo strale. Quindi, cioè, c'è poco da farvi vedere. Volendo vi posso far vedere una carrellata dei diversi strali, ma penso che li abbiate già visti. Non capisco. Che problema c'è? Pensavo che saresti stato felice dei documenti che abbiamo trovato. Lo sono, ma Moore allude a una scoperta che avrebbe cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Qualcosa di importante, di rivoluzionario. Eppure non dice mai di che si tratta.
In certi punti le parole sono persino cancellate, rendendo una birra che non finisce mai. La scoperta era importante. Che ne so, panino che si cucina da solo. Queste cose che potrebbero cambiare il senso della vita. L'ignoranza è pericolosa. È sconcertante. Quasi identico al design dell'armatura di Kuga. Beh, sempre da quell'albero, da quell'albero cascano, caro Keien. Mattias, gli enigmi di Ravanmaur sbloccato. Ovvero? Niente, ovvero che devo prendere un'altra missione. Orme antiche. Ormai sei una vera leggenda. Ti riferisci al cuore della furia? Eccolo. Ti piacciono i misteri? Io adoro i misteri. Dipende da. Sì, Matti. Suppongo tu intenda i testi di Ravanmaur che abbiamo trovato. Sto diventando prevedibile. Se... Beh, allora, la situazione è... Non mi aspettavo che saresse diventati tre. Fa una scoperta brillante, ma non lo dice a nessuno. Al contrario, nasconde i documenti che la riguardano dietro enigmi e vari livelli di sicurezza. Non ne parla nemmeno nella sua opera più influente. È curioso, non trovi? Beh, per come la vedo io, esiste un solo... comunque siamo in un gioco, è abbastanza standard. Però sì, potrebbe essere interessante. Sia di briciole che ci ha lasciato. Harry l'ha estratto informazioni su un altro luogo. Ok. Una stazione di posta per gli arcanisti. Crediamo che un altro indizio sia nascosto lì. Me ne occupo io. È stato bello. Intenso. Gli sei per dare un frontino fortissimo. Ti ho visto bambina, ti ho visto. No, questo qui non ve lo voglio spoilerare, è una roba, una chicchetta figa. C'è un serial televisivo, radio serial nel gioco, che secondo me è un indizio su come verrà gestito il supporto post-lancio. Vediamo. Allora, io se vi va andrei a fare... Ecco, bug della doppia armatura. Parte della fucina entro dalla schermata di lancio. Allora, rimetto la fucina così vi faccio vedere un po' la personalizzazione al volo. Allora, qui sono i vari strali. Io per il momento ce ne ho tre, però guardiamo Colosso e Tempesta. Questo è il Colosso, aspetto standard. Molti si lamentano della ripetitività del gioco. Cosa ne pensi, Ale? Che purtroppo hanno ragione, cioè la varietà delle missioni è secondo me la principale criticità del gioco in questo momento. Questo è lo Strale Tempesta, che ho vestito in un modo particolare, ovvero con il set Legione dell'Aurora, che è quello del pre-order dell'edizione Legione dell'Aurora. E per quanto riguarda il mio, il guardiano, quello lì più stile Iron Man, per intenderci, l'aspetto in realtà puoi cambiare un bel po' di roba. Cioè adesso io ho solo due tipi di elmo, armatura, pettorale, eccetera, queste robe qui. Ne posso comprare un altro, che è quello lì più standard, d'altronde c'era anche nella demo. E ce n'è un altro tipo ancora che è acquistabile, cioè questi kit qui li sbloccano ogni settimana e sono acquistabili con la valuta che si accumula in game, che sono queste monete qui che vedete in basso a sinistra. Quella sotto schegge invece è la valuta che si acquista con moneta reale. Ripeto, per il momento non c'ho tantissima roba, cioè c'ho giusto una, due, tre, quattro opzioni. Per le spalle, per le braccia, ce n'ho quella standard, quella modificata, ce n'ho questa da acquistare, braccia del custode, c'ho questo qui, braccia del manufatto, che è sempre da acquistare.
Pettorale. Pettorale ce ne sta uno figo in realtà che potrei acquistare. Questo è quello standard. Questo qui è quello lì nuovo. Cioè quello lì che indosso. Mentre c'è questo qui che è molto figo, ma costa una cifra incredibile. Cioè 61.000 monete. È veramente un botto. Veramente boato. E poi invece questo qui è la versione leggermente modificata di quello standard. Che comunque costicchia. Cioè non costa tanto, ma costicchia. Ciao Zach! E poi invece colori io devo sbizzarrire perché ci stanno. Questi sono i materiali. Cioè, per farvi capire. E ogni singola parte si può cambiare materiale. E poi a quel materiale si può dare un colore. In alcuni casi due colori. Come questo. È veramente tanta roba. E poi ci stanno anche i vinili, che sono invece coperture full body, che vi mettono dei disegni particolari. Cioè io adesso ho questo qui della Legione dell'Aurora, perché mi piaceva, è abbastanza figo. Non mi entusiasma questo disegno sul pettorale, ma insomma. Inezie. Esco un attimo, rivado alla mappa. E costano un botto. Sì, però si accumulano anche abbastanza facilmente le monete. Cioè, ci metti poco. Mi vado a fare il cuore della furia. Se volete. Sì, lo so che ci sono alcune cose che si sbloccano con le sfide di reputazione, ovvero con lo stato di reputazione con le varie fazioni. Però, insomma, questo è quello lì che c'ho a disposizione in questo momento. E in realtà quelle cose lì, almeno apparentemente, almeno per il momento, sono una parte limitata rispetto a quello lì che sembra essere comunque il grosso il grosso delle modifiche che possono essere acquistate con monete. Anche perché poi aggiungeranno kit e nuovi aspetti ogni settimana, almeno se questa sembra l'intenzione. Poi in realtà non è mia, non è una grossa critica, perché farmando ti sblocchi qualsiasi cosa, ma dipende insomma quanto pesante si fa questo farming. Per il momento non lo è stato. Non la faccio adesso, ok, perché la missione è finale del gioco. Ok, allora mi vado a fare, potrei fare un po' di gioco libero. Potrei fare un po' di gioco libero. Oppure potrei fare una partita veloce. Una missione. Ok. Spedizione pubblica. Così, a caso. Vediamo un po'. Adesso mi fa entrare nell'ultima missione regolare. Anzi, è sicuro. Sicuro, sicurissimo. No, non è vero. Speriamo di no, cacchio, perché sarebbe imbarazzante. Quanto meno imbarazzante. Credo di essere a livello troppo basso per quello. Ma guarda, io ho preso certi schiaffi in faccia all'inizio, che lasciamo perdere. Porca miseria, mi hanno dato a 4-4 finché sono diventati dispari. Quindi mai. Cioè, pensavo sempre a mozzicare terreno, a masticare i sassi, a... Una roba brutta a vedere e brutta soprattutto da subire. Hai provato la difficoltà master? Guarda, l'Orexion a me mi rompono il culo, ma proprio in scioltezza nelle fortezze a livello difficile. Quindi non è per il momento un'opzione viabile per me. Zach, continuerai a giocarlo sempre su PC? Probabilmente non sempre su PC, perché ho un sacco, cioè ho degli amici che se lo prenderanno su PlayStation 4 ed è probabile che sposti parte della reattività su PlayStation 4. Quanto dura la campagna principale? Serial 30, una ventina d'ore, facendo anche qualche cosa di secondario che comunque è necessario per superare una certa fase della campagna principale. Però è fisiologico, cioè non, io in quella parte lì per esempio non ho sentito il peso di questa necessità di accumulare delle robe per andare avanti. Ah, ok, arrivo praticamente alla fine. Molto bene.
Sono i tre titani. Beh, conviene ammazzarlo uno alla volta. Ma che botta! Raga, ho capito, vado da una parte, prendo gli schiaffi, vado da quell'altra, prendo gli schiaffi. Però lì ci sta del loot viola, quindi neanche della vita. Quindi comunque sono contento così. Non gli fa un cazzo questo. Questi missili guidati al veleno non gli fanno veramente nulla. Delle aree, cioè ci sono delle aree dove non prende danno, cioè la gran parte del corpo, mentre per infliggerglielo dovete colpire le braccia quando diventano fiammeggianti. Nella seconda fase del combattimento le braccia gli rimangono fiammeggianti, cioè quando supera la metà della metà vita. No, non mi butti giù, merda. Vabbè, facciamo finta che non sono crollato a terra in maniera miserabile e che adesso non muoio. Arrivo. Ti salverò per una volta. Sarò io quello che salva. Questi sono forti in culo. Wow. Cioè, ma ha tolto tutta la vita, No, devo volare via. Tra l'altro, me lo sto facendo tutto da solo e non è una roba buona. Colpaccio. Ma che cacchio. Preso. No, scoppia lui, scoppia. Poi praticamente sono arrivato giusto in tempo per prendere il loot. Ci stanno, cioè la modalità esplorazione libera, Veteran Seta, poi ci stanno le missioni che sono comunque nel mondo libero, ma sono istanziate, nel senso che segui un percorso stabilito. Se ti allontani da lì, dopo un po', se comunque i tuoi compagni seguono quel percorso, ti ritrovi là. Postati con sto mostrone. No, lui sta lì e basta, non ha neanche bisogno di muoversi. Cioè, ti blasta dalla distanza. Quanto riguarda il farm di oggetti, bisogna fare fortezze, che sarebbe l'equivalente, non è l'equivalente dei raid, ma l'equivalente degli assalti. E non bisogna necessariamente fare le fortezze, ma ti basta in realtà fare qualsiasi attività per il momento. Però certo, le fortezze di alto livello
avendoci i boss ti droppano più facilmente roba rara, cioè comunque roba più rara. Non ci credo, no, io non ci credo che sblocco solo la granata del gelo, ma che palle! Niente, io sblocco solo la granata del gelo. Cioè, non è possibile, solo questo. Solo questo sblocco, una roba che non ci si crede. Roba che non ci si crede. Cioè, mi fa schifo a me la granata del ghiaccio, lo posso dire che mi fa schifo? Porca, ma è una gioia, incredibile, ma è una gioia. Porca miseria. Sì, ti fa venire voglia di giocarlo, ma secondo me hanno messo insieme un prodottino che offre un'ottima base a quello che sarà. Poi ha i suoi difetti, ma fondamentalmente tutti i games as a service di base hanno dei difetti cosmici che pian piano vengono, si spera, limati. Solo che chiaramente uno ha solo una possibilità per dare un parere, quindi bisogna anche un po' riuscire a intravedere quello che potrebbe essere. Poi ragazzi, cioè, è già successo che questi giochi partissero bene o comunque abbastanza bene e poi morissero male, fa parte della sfida game as a service. Esatto, Double D, esatto. Ciao, mi stai guardando, non mi guardare, bravo. Lore, che ti dico? Purtroppo la massa è un animale strano, nel senso io non so se ha la pazienza di vedere cosa può diventare quando ci sono già dei titoli dello stesso genere che sono già diventati. Però secondo me questo gioco qui può diventare una cosa diversa. Può dare il via a un'epopea con una componente narrativa gestita in maniera diversa, differente rispetto agli altri titoli a sviluppo continuo, con una continuità di nuovo narrativa diversa, come se fossero tante campagne, tante storie di un unico macro arco narrativo. A me interessa vedere questo concetto, se effettivamente questo che vogliono fare i ragazzi di BioWare portato avanti. Spero che anche, madonna quanta roba, madonna, cioè c'è roba di livello 4. Spero che anche l'utenza riesca a intravedere questo valore. Cioè io ho roba di livello 8. Dice, ma proprio adesso che sei live devi fare sta roba? Sì, lo so, ma cioè qui parte proprio l'ossessivo compulsivo, cioè che fai, la lasci lì, sta lì, occupa spazio, prende polvere, poi mamma astrale si incazza e cioè io onestamente fa un altro mese senza la televisione di Tarsis, compreso il mio canale preferito, la mia trasmissione preferita, ovvero Teletarsis 99, e Colpo Grossos, che è la versione locale di un certo programma di Ama Spettacolo. Io onestamente non mi sento di potermelo concedere. Beh, mi fermo a livello 17. Non si possono selezionare più pezzi alla volta? No, perché c'è questa maledetta interfaccia stile console, che tra l'altro potrebbe anche comunque darmi filtra. Segna come gialletto, che vuol dire? Ah, perché mi appare l'iconetta sulle cose che non ho visto. Sì, potevano farla questa roba, ma questo qui è veramente questione di poco. L'interfaccia delle volte è un po' incasinata. Allora, qui non ho droppato niente di
Raro, granata, magari c'ho sta granata, ci metto il livello 29, ma sempre caga fa. Roba, no, le granate ghiaccio del gelo, cioè veramente sono una roba. Riesco a gestire. Grazie dell'iscrizione CD921, benvenuto. Bella la granata infernale, ma pure quella riceve, ma pure quella a grappolo. Frammentazione, no, a grappolo. A me per ora piace. Se mai aspetta la recensione, Rio Sita. Dovrebbe arrivare intorno alla data di lancio, più o meno. Ok. 305. Adesso viene il divertimento. Viene il divertimento. Farsi notare, molto bene. Adesso devo andare a fare altre robe per passare di livello. Potrei o continuare, no, il contratto no, vado a fare questa roba qui, orme antiche alle rovine di Umbralia. Cioè, Gran Maestro 1, soltanto gestibile, Gran Maestro 2, vabbè, dai, forse ce la posso fare. No, a parte già ci sto a 300, per dire. Gran Maestro 3, a 340 o più, che credo che sia a questo punto il cap, cioè i danni e la salute dei nemici aumentano del 950%. 950. Io non ho avuto problemi di server, Vulcanoro. Problemi di server, a parte all'inizio, cioè, ma proprio all'inizio, non ce l'ho più avuti. Un tugno c'è sulla mappa? No, quella è una mappa aggiuntiva che inseriranno più avanti. Inseriranno più avanti, con comodo. Niente, non riesco a sbloccare lo schermo perché sì. Molto bene, molto bene. I contenuti della versione premium valgono il costo? No. Cioè, è roba che se ce la vuoi avere è figa, ma non... sta lì, dopo un po' è tutta roba che sostituisci da un boost iniziale, ma poi... Ma io spero che EA Lore sia disposta ad andare avanti, anche perché se no sono tutti soldi buttati. Cioè, hai la possibilità di comunque dare vita a un gioco, dargli spessore nel tempo, dargli continuità e soprattutto rispettare quelle promesse fatte dal team, oppure fare una gigantesca figura di merda e di vabbè, non siamo arrivati a 5 milioni, buh, chiudo. No, cioè, non va bene. Io resterò qui nel vettore. Sarebbe bello venire con te, ma i miei appunti sono troppo pesanti. Davvero troppo. Iniziamo. Vedo loro. Dammi un'indicazione, però. No? Voi? Cioè, mio amico Batthorn, che sta lassù. Segui gli indizi lasciati da Rabamau. Ah, ok. Sono partita l'interfaccia dopo 20 minuti. Forse stavamo aspettando che arrivassero tutti. Probabilmente stavamo aspettando che arrivassero tutti.
Sì, ma io infatti mi rendo conto della responsabilità che hanno anche i recensori, nella misura in cui bisogna anche farlo capire bene un progetto del genere, perché se tu adesso dici, boh, beh, è ripetitivo, è merda, fa sempre le stesse cose, cioè senza cercare di dare un minimo di prospettiva alla tua analisi, secondo me non fai un buon servizio a nessuno. Né alla community, perché comunque gli sottrai un'esperienza che è potenzialmente molto 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 figa, né poi al potenziale stesso del titolo, che finisce per rimanere inespresso. Come se fossero un deterrente. Credi che siano state messe lì apposta? Ma non sono rovine antiche. Quelle cose non muoiono mai e ogni anno che passa diventano sempre più velenose. Avrebbero potuto ucciderti facilmente se non avessi avuto lo strale. Che gioia. Trappole mortali. Pericoli. Ma l'avete raccolti? Siamo sulla strada giusta. No, ok, l'avete raccolti. Ma io sto comunque morendo dei pizzichi. Ho dato una facciata a una roccia, molto bene. Sono l'unico che rimane qui sotto a farsi avvelenare a morte. Perché la mia vita è così disagevole? Dove sto andando? Ok, meno male che ci avete pensato voi, perché io ero incredibilmente confuso. L'ho visto nei testi di Moore. Sì, come mi aspettavo. Quindi anche con un SSD ci mette tempo a caricare. Beh, Dottor Matthews non è un gioco single player, quindi sono tempi tutto sommato fisiologici legati alla comunicazione tra client e server. Ma sono certo che sarà così. A volte sono un po' più lunghi e danno fastidio, ma più delle volte sono totalmente tollerabili. Ci sta, insomma. Che sbembe siamo arrivati, penso all'85esima. Grosso modo. Ma lì? Vedo, va bene, ho capito. Se mi allontano troppo, questi se ne vanno per cavoli loro. Quindi mi tocca rimanere qui. Mannaggia al pad. Maledizione. Guarda quanto è grande quel pad. Oh! Mannaggia. Perché l'ha rifatto? Cioè, sta rifacendo questa roba qui del pad che non fu. A parte, i miei compagni hanno già fatto a pezzi il mostro. Credo fosse un Urzix. Guardate quanta roba che ci avrebbe per fare le combo. Ci siamo quasi. Ancora poche rune. Ci sono. Credo di sapere dove siamo diretti. Nelle vicinanze ci sono delle rovine dei creatori che Moore ha studiato a lungo. Chi dice che ci ha nascosto qualcosa? Un archivio di dati chiuso in una cella. Cioè, questa è leggenda. Mannaggia. Sì, beh, non mi pare il caso di soffrire da solo. Cioè, così, per dire. No? Posso anche evitarmelo.
frattempo cerco. Niente, tanto ho già capito che è un'impresa disperata. Ci stiamo avvicinando. Cioè, li sta facendo come prima. Mannaggia. Che emozione. Quintessenza epica, ottimo. Non credo che sarà mai cross platform, cioè almeno non so quanto il team sia intenzionato effettivamente a far renderlo cross platform. Non tanto perché l'impostazione ludica potrebbe creare problemi di bilanciamento, visto che non c'è un aspetto competitivo nel gioco, ma probabilmente per non appesantire troppo l'infrastruttura online. Però ragazzi, non lo so, hanno già detto che potrebbero inserire il cross save, quindi mai dire mai. Riesco a giocare con la tastiera e il mouse, è una roba iper fastidiosa. Non so perché non rifunziona. Cioè, così di punto in bianco ha smesso di funzionare il pad. Ma non è colpa del gioco, eh? È colpa del mio maledetto PC. Dopo 3 giorni che ti vedo giocarlo, lo consigli? Se ti piace il genere, gli puoi tranquillamente dare una possibilità. Non credo che te ne pentirai. Però magari, se vuoi essere proprio sicuro, aspetta la recensione, che insomma ti saprò dare un giudizio migliore, più completo. Sto giocando col mouse, col pad Xbox, Matteo, è proprio quello che non funge. Quello lì PlayStation 4 di base non è compatibile su Origin. Tutte le informazioni lasciate da Morgan. Scrivi tu la recensione? Sì. Eppure qui non c'è niente. Qualcuno è arrivato prima di noi. Cos'è stato? Il vettore sta tremando. Cosa? Ma il vettore sta battendo. Ah, io devo assolutamente lottare. Cioè, tipo, la cosa più importante che devo fare. Ciao Efestion, grazie per l'iscrizione. Recensione con 100 miliardi di caratteri, esatto. Considera che 13.000 è solo la rottura U, quindi. Ciao Vurard e Aileming, benvenuti. Migliore per iniziare dipende, perché tutti hanno dinamiche piuttosto diverse tra di loro. Quindi meglio che scegli uno che ti piace e ti abitui a usarlo bene, così da essere, insomma, in grado di portare a casa la coccia, la cotica, non come me, insomma. Lutta come lo trovi, nel complesso per me è giusto oppure un po' il braccino corto? No, in realtà ce n'è un botto, solo che a me dice un sacco sfiga con Lutta. A parte che adesso lancio cose a caso perché sto giocando con la tastiera e il mouse, non è cosa mia in questo gioco. Poi quando parte questa musica sento parte di me diventare un po' turgida.
Sono già qui. Non se ne sono ancora pentiti. Tra l'altro spiro anche peggio. Stavo lottando 7 anni. E dove sta? Dove è andato? Respira. Dimmi. Respira a fondo. Calmati. Io questa cosa della batteria l'ho già fatta più volte. Un po' il cazzo di farla. Allora, tu vai lì, io vado di qua. Ok? Sta ripartendo. Lentamente. Ci vorrà un po' di tempo. Ok. È terribile. Dopo tutto questo non abbiamo nemmeno. Ma prima era un buon segno, adesso è terribile. Coerenza! I suoi uomini di uccidermi. Il loro capo ha menzionato l'archivio per provocarmi. C'è lui dietro tutto questo, è evidente. Evidente. Ci vediamo là. Oh, ok, quindi hai fatto. All'interno di questo affare puzza di cavi bruciati. Poteva andarti molto peggio da retta. Ti prego, dammi un'altra granata. Un'altra granata. Una granata bella. Cioè, dai. Questo intanto me lo levo da. Non riesco a farlo funzionare per bene. Una granata bella. Va bene qualsiasi cosa, tranne granata del gelo, per favore. Beh, dai, qualcosa faccio, livello 24, rango 9, bonus alleanza aggiunto, qualcosa. Qui siamo raggiunti il livello 10, ma non è che, cioè, insomma, posso essere sempre quello di livello più alto, anche perché qui mi sa che sono proprio quello di livello più basso. Elettronica avanzata, no, granata adesiva... No, deve essere di livello 29, deve essere. Però c'ho il detonatore. 3! Togli, porco cazzarola! Bene! Bene! Ha! Bene, c'ho anche il detonatore. C'ho due. Due. Allora. Questo penso che... Posso anche scomporre. C'ho avuto un brivido. Qual è meglio dei due? Sono identiche. Questa, quell'altra è meglio. Ok, questa la scompongo. Fucina. Reazione sobria. Beh, ragazzi. Cioè, c'ho sta granata di ghiaccio da un anno e mezzo. Allora. Palle.
Esplosione a impulsi 9%. No, questo è sicuramente meglio. Sicuramente meglio. Bonus raccolta più 4% di riparazione. Questo è assolutamente meglio. Che di sta roba la posso anche. Questa la posso anche scomporre. Ma anche queste altre. Teoricamente, questo non lo tengo perché è leggendario. Ma insomma. Allora, bene così. Quindi, e la granata. Ah, finalmente. Ma si capisce perché sono una sorpresa, per le reazioni di Alessandro, sì, esatto. Però penso che sia più che altro per evitare che la gente, se trova quello lì che vuole, prende e stacca. Che, visto che ci stanno comunque frange della community che si comportano in questo modo. Stanno. No, non mi serve quella frammentazione di livello 30, perché c'ho già questa qui che fa l'effetto combo. Sto a posto così. Tracciatore che è di livello 20. Di livello 29, quindi non c'ho nient'altro che bene così. Tengo queste cose qui. Non è che per caso posso creare qualcosa di epico? Posso creare qualcosa di epico! E diamine! Lo farò! E dopo questo ho finito. Livello 30. Livello di potenza 30, tra l'altro. Però dai, adesso ti pare che non ho troppo? Supporto. Componenti. Elettronica avanzata. 20 danni corpo a corpo al 30% rispetto al valore. Aspetta. Allora. Nucleo di calibrazione. Aumenta i danni infetti con tutte le armi del 25% rispetto ai danni base, che è una roba super mega utile. Altrimenti, aumenta i danni corpo a corpo al 30% rispetto al valore base e l'effetto elettrico. No, allora questo lo devo mettere al posto di iscrizione corpo a corpo. Elettronica avanzata al 100%, ok, proprio tutta una roba super potente rispetto a quella che c'avevo. Quindi io il nucleo di calibrazione l'avevo già messo, vero? L'avevo già messo, elettronica avanzata. Sicuro. Sì, avevo elettronica 27. Perfetto. Molto bene. Eccolo qua, elettronica avanzata. Quindi in realtà sì, sarebbe bastato sostituire quella, ma d'altronde. Regolatore termico, aumenta i danni da fuoco e la capacità massima di... Buono, specialmente considerando che adesso ho la granata incendiaria, quindi questo qui lo prenderei al posto di... nucleo di calibrazione me lo tengo, però vediamo un po' se riesco a farne uno di livello superiore, di nucleo di calibrazione. Tra l'altro ce l'ho ancora, potenziamento combo, sì. Nucleo di calibrazione, crea. Nucleo di convergenza, mette danni di impatto e riduce quelli di esplosione. Insomma, nucleo di calibrazione mentre hanno infetti dalle armi. Me lo faccio di livello 28. Va bene, lo faccio. Novità per il download su PlayStation 4? Eh no, arriva sempre il 22. Cioè, o il 21 notte. Nucleo di calibrazione, c'ho questo qua. Ok. Vabbè, raga, un onesto 314. Un onesto 314. Ok.
ci può stare. E io adesso mi investo l'ultima mezz'oretta per fare un'altra missioncina. Già lo stanno facendo, ormai la gente farma le roccaforti fino alla seconda chest e poi stacca, perché sei infame. Cioè, se fai così, sei proprio un po' infame. Cioè, almeno per quanto mi riguarda. Continua la missione, no, è diventata contratto, quindi ormai sono missioni ripetibili. Va bene, perché c'è qui vicino il tizio che mi vuole fare la sfida, mi vuole far fare la sfida della regione. Normalmente è da un'altra parte. Perché semplicemente si era buggato il simboletto. Molto bene. Allora, quindi, sfide. Via della Gloria. Giornaliere, rivelazioni, ok. Verità definitiva, ok. Decisione multipla. Queste le posso fare insieme. Settimanali. Contratti, me ne manca uno. 2000 monete di ricompensa. Vedete, con le sfide si fanno relativamente 100 quintessenza medica, comunque in maniera relativamente veloce le monete. Fazione, ecco, praticamente salendo di livello io sblocco schematiche che sono una roba, come avrete intuito, super mega utile. E tra l'altro blocco anche nuovi materiali per lo strade. Questo è un nuovo aspetto. Questo è un nuovo materiale. E con gli arcanisti? Beh, non vedo l'ora di farmi uno strale completamente di ottone. Eh? Completamente. Le specialisti, che cos'è questo? Dover silenziare il cuore da pure, compete contro Tegliarro, Brin e Mathias. Sono tutte sfide che mi garantiscono premi in talleri, in denari del gioco. Non si chiamano talleri, gliel'ho appiccicato io il nome. Non so come si faccia a scrivere che Anthem sia un gioco monco, cioè mi fa salire voglia di urlare, immagino. A livello di bug come siamo messi? Ci stanno, ma niente di roba, cioè, non roba incredibile, non roba che crea difficoltà di andare avanti oppure problemi realmente consistenti nel quadro del gameplay. Stavo un attimino guardando le sfide, cioè, in realtà mi manca ancora un botto da esplorare. Tra l'altro ci avrei una tonnellata di poste in arrivo, abbonamenti. Non mi sono mai abbonato a nulla. In mensile degli arcanisti. Non mi pareva di aver. Ma pago? Non vorrei. Va bene, allora chiudo facendo una roccaforte. Andrà benissimo senza il pad. Andrà veramente benissimo. Questo bug mi accompagna dall'inizio. Ecco, questo qui è il livello di fastidio medio del bug. Allora, a questo punto vado a rifare le miniere della regina, che avete già visto un botto di volte, ma ripetita Juvant. Grazie, Mainanza Fiora. Grazie mille.
Esatto, fondamentalmente sì, Lian Ruiz. Ciao, zio Thanos! L'avete fatto esattamente con questo intento. Impressioni sul gioco, Ale? Ho scritto l'anteprima, la trovi sul sito. Comunque impressioni buone. Buone, il bilancio è positivo. Leak, ma quella lì è una roba che ci vuole niente per sistemarla, teoricamente. Però, speriamo che lo facciano più presto. Qui praticamente mi trovo all'inizio, hanno già cominciato. Dimmi che ha preso fuoco! Non ha preso fuoco! Sì, lo sanno che fondamentalmente continuano ad arrivare finché non silenziamo completamente i manufatti? No, così, per dire. Dove sto andando? Soprattutto quanto disagio mi sta causando il mouse? Prendere il terzo. Caching. Visto? Dove si trovano le porte per l'endgame? Aiutami, The Kingslayer. Sei sarcastico? Che non sono delle vere porte. E io ho perso tutto quello che ho accumulato. Non sono delle vere porte. Un modo di dire. Come dire, sto alle porte della depressione. Più o meno in quel senso lì. Scusami, era una battutaccia. Meno male. Meno male. Per un istante mi ero preoccupato. È una tastiera meccanica? Sì, lo so, si sente, sì. Ce l'ho meccanica. I livelli di energia stanno calando. Sei la metà dell'opera. La metà dell'opera, ma sono praticamente da solo a fare questa roba qui. Miseria, mo basta. 7-3? Dovrebbero essere tutti. Ciao Perseo 1978, è un piacere, benvenuto. Sono nella melma. Bene, questa parte era pure la più facile. Perché ho lanciato... Perché? Portando uova al manufatto. Le uova erano piene di acido. Forse usavano il manufatto per trasformarle in acqua.
Rambo il gioco è uscito per PC per chi è abbonato a Origin Premiere. A parte questo è il canale Twitch di una redazione giornalistica, quindi ci mandano comunque le copie prima del lancio. Si lo sai un po' a cazzo. No, 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 mai, 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 scorderai l'attimo. Ciao. Non gli ho fatto nulla. Perché non muori? Come non... Perché non stai morendo per gli attacchi corpo a corpo di Amine? Cecchini? 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 Mannaggia. Guarda, ma è un cartone incredibile. Pronto, non ho capito bene di che è morto quello. Procede bene, procede bene. Quando te la devi prendere, Perseo, te la prendi. C'è niente da fa. Ma guarda, tu che stronzo. Ragazzi, sono un pochettino nel guano. C'è della gente qui. Aiuto! Sì, allora, fatemi morire, però. Cioè, oppure riportare... Ho capito che sei in mezzo al casino! Cioè, adesso io qui sto a guardare sta scrimata per 4 ore. Ma giocando in single player si perde molto? Oxidet, semplicemente non è un gioco single player. Non può essere considerato un gioco single player. Non te lo godresti trattandolo come un single player. Perché non lo è. Porca miseria, ma che problemi ci avete? Cioè... Dai, e riportatemi in vita! Sa questo qui vicino al culo del metamorfico. È proprio gente... Gente infame, io quasi quasi li abbandonerei. Cioè, se ne stanno sbattendo altamente.
Cioè, questo è il problema quando giochi con un gruppo che non è un gruppo, cioè gente messa insieme a caso. Che se ti passa, se praticamente gli muori in collo, forse. Cioè, questo qui è messo a un metro e mezzo. Se ne sbatte comunque le palle. E in questo caso servirebbe anche il muori e ricomincio la checkpoint. Però hanno impostato tutta sta roba per un PvE più ragionato. E io ci sto pure, ma fagli apparire un avviso. Il tuo compagno è nei guai. Vallo a riportare in vita. 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 Dai, vallo a riportare in vita. Sì, restavano, ma non è una sicurezza. Cioè, questi per esempio mi stanno ignorando. Io adesso quasi quasi mollo anche la partita, perché insomma, cioè, se volete giocare conto vostro. Anzi no, adesso io tanto prima o poi dovranno comunque riportarmi in vita. Prima o poi. E io non li so in rigenerazione limitata. Perché? Ah, perché stiamo a giocare difficile. No, perché? No, rigenerazione limitata vuol dire che se perdiamo tutti dobbiamo ricominciare la parte. Non vuol dire quello. Vuol dire semplicemente quello. Non mi possono riportare in vita. Ma io non li riporterò mai più in vita. Adesso vedi quello che sta giù. Ci rimane. Tacci sua. Precipito! Precipito! Guarda, io vengo là solo perché non so merda come voi. Vengo qua solo per questo. E anche perché c'avevo la sfida. Però, soprattutto perché non so merda. Vedete quanto ci mettiamo a buttare giù la regina così? Una marea. Ma perché tutta sta cattiveria? Se adesso non mi viene riportata in vita, porca miseria. Ma davvero? Facevo bene a non riportarlo in vita. Facevo bene a non riportarlo in vita. Ho sbagliato a riportarlo in vita. Vabbè, meno male. Ragazzi, noi finché non abbattiamo quelli grossi, mannaggia, ci siamo andati molto vicino. Ovvero... L'ha raccolti.
io Blossomy Crowdix non credo che, cioè non ci credo che tutte le volte te ribecco qui a scrivere la stessa cosa, che ormai dovrebbe essere una nozione assodata. Che poi adesso come verrebbe in mente a qualcuno, perché io immagino a qualcuno che sarà pure venuto in mente, ma insomma è anche una roba un po' poi surreale, cioè di andare su Twitch e streamare per migliaia e spicci personaggi un gioco che hai craccato, cioè nel senso, con che faccia? Come il culo, Prati. Al nostro grande agente Corvus non piacciono gli scorpioni. Perché a voi stanno sui fatti. Non sono certo carmini. Wow. Ti stavo trollando, ti pare? No, perché. Ma non eri tu l'altra volta. No, allora non avevo capito che stavi trollando l'altra volta. Allora ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa io, Blossomy Crowdix. Perché l'altra volta mi ero perso il punto in cui dicevi sto trollando e avevo pensato fossi serio. E effettivamente mi era un po' calata la fiducia dell'umanità. Ma ora che so che stavi trollando, che stavi scherzando, mi è ritornata un sacco, quindi io ti ringrazio. Ora vivo meglio. No, sul serio. Non avevo capito l'altra volta che stessi scherzando. Attenzione specialista, è instabile. Non sopporto quando succede. Grazie della precisazione, perché dei tempi non si sa mai. Non si sa mai. Caching! Ed ecco che arriva il carico di d'amianto. Come fanno ad arrivare qua giù? L'hanno migliorato il movimento in acqua, ma a me è sembrato sempre funzionale. Solo che delle volte è un po' più difficile orientarsi, ma ci sta anche. Basta farci un po' l'occhio. È quasi fatta. Mancano pochi frammenti. Nonna, che casino gestirlo col mouse. Caching! Arrivo! Gamepad tutta la vita, assolutamente! Assolutamente, tutta la vita proprio! La porta è ancora chiusa e ci sono noduli dappertutto! Abbi pazienza, tra un minuto dovrebbe funzionare. Dovrebbe? L'energia si sta stabilizzando, anche se lentamente. Tu resta al centro, l'interferenza può portare a un altro picco di energia. Arrivo!
Pure surriscaldato. Beh, a parte sto sulla piattaforma elettrificata, quindi. Ragazzi, dobbiamo star qui perché sennò ci stiamo 4 anni. Sì, infatti senza feedback è molto meno piacevole. Parecchio. Sembra di sign. Mannaggia. Ragazzi, quelle sono chiaramente emorroidi. Abbiamo qualcuno che abbia un proctologo. Ok, bene. Oh. Loot. Non sta andando via, vero? Giuro che non so dove sto andando con questo mouse ballerino. Diamine. Vabbè, dovrebbe essere la strada giusta, ma guardate con che agilità. Accendi un segnale luminoso, ti sarà d'aiuto. Gli specialisti hanno sempre mille risorse. Diciamo che è abbastanza comodo avere uno strale. Se qualcuno era già arrivato, io sono più che contento di saltare un pezzo, specialmente quello delle acque. Eccola là. Secondo te che accoglienza riceverà pubblico, la stampa e pubblico? Beh, la stampa, specialmente statunitense, è imprevedibile, quindi non lo so. Io penso che potrebbe essere tiepida da parte della stampa internazionale, però tutto sommato credo che sarà buona da parte del pubblico. Ma che c'è? Nuè! Vicinissima! Fermati. Fermati.
Caching! È tornata? È tornata. Ok. Mazza. Abbiamo fatto la trifolata. Fatto una frittatona. Mannaggia. Non scappare. Non svigliacca. Ok, forse sono stato un po' troppo aggressivo. Sono stato un po' troppo aggressivo, lo ammetto. No, non è troppo frenetico, ci si ritrova facilissimamente una volta che ti sei abituato al ritmo. Che botta! Tornata, è tornata, è tornata, è tornata, è tornata. Ciao. Come non... Come non è morta? Ah, è morta. Chissà quante birre mi ci vorranno per dimenticare quell'orrore. Secondo me... 8. Basta parlare di scorpioni, vi prego. Questo ti piacerà, bloccato. Cos'è? Sì, tendenzialmente sì, Oxedet, nel senso, se tu avvii una missione e fai il matchmaking, tutte le persone che vengono incluse nel matchmaking si ritrovano completate quella missione perché probabilmente l'avviano assieme a te. Discorso diverso se fai partita rapida, che entri nelle missioni degli altri senza necessariamente averla tu quella missione, oppure se tu inviti compagni che quella missione o già l'hanno fatta, quindi non gli serve, oppure la devono fare come te, credo in questo caso, perché comunque essendo andato molto avanti, cioè non ho avuto possibilità di testare sul campo questa cosa, però credo che entrambi sblocchiate la, insomma, il premio per la missione, quindi possiamo andare avanti. Donatma1, grazie dell'iscrizione, benvenuto. Nagon 2 avrò problemi? Teoricamente dovrebbe essere pienamente compatibile con PC, quindi non credo. Credo che lo riconosca sul PC come pad Xbox. Che ho trovato di buono? Munizioni, fucile... Pallaro difensivo, elettronica avanzata. Mi sa che ce l'ho già di livello 30, al solito culo mio. Mazza! Sempre bello avere una mazza da 30. Roba che fa piacere all'anima. Quindi, a me non sta dispiacendo per nulla. È scelto il re in generale, a me piace molto. Allora, credo che al posto di implacabile metterò mazza. E al posto di tranciatore, niente, lascio tranciatore. Quindi. Anzi, mi piace assai, sono d'accordo con te. Per me ha molto da dire e ha una buona potenzialità per il futuro. Buon potenziale per il futuro.
Esatto, si parla fondamentalmente di ragionamenti sulla fiducia, perché adesso non si può avere una visione chiara di cosa diventerà il gioco. Cioè, io ho sbloccato l'unico a livello 30 che già c'avevo a livello 30. Poi dice che uno non impreca male. Malissimo. Bene ragazzi, siamo stati live 3 ore, sono le 18 e stavo a vedere 16, ma 16 erano 2 ore fa. Quindi, io vi ringrazio di aver sopportato la mia presenza e tutte le botte che ho preso forte forte sul muso, cioè le narici in fiamme, e quindi spero che possiate concedermi nei prossimi giorni la stessa benevolenza. Vi ricordo che questa sera ci sarà Nade con Apex Legends, un altro bel gioco da tenere d'occhio, sicuramente l'avrete scaricato, provato, e se non l'avete fatto dovreste farlo. Ragazzi, di nuovo un abbraccione forte, buonasera a tutti, alla prossima, ciao!